Sì, come sempre senza alcun pregiudizio ideologico, perché l'abbiamo fatto anche con i governi passati, contro un anno di gestione di questo esecutivo che dà una doppia spallata alla crescita e allo sviluppo del Mezzogiorno, con un'autonomia differenziata e legge di bilancio che penalizzano prevalentemente il Meridione. Lo fanno sulle pensioni, perché non sparisce quota 103, non si ritocca la Fornero come si era detto in campagna elettorale, vi è un accanimento nei confronti di dipendenti pubblici, insegnanti di scuole elementari e medici. Non vi è realmente una lotta all'evasione fiscale, perché in Italia vi è un'evasione di 100 miliardi l'anno, di questi pesano ovviamente prevalentemente sulle tasche di pensionati e di lavoratori dipendenti, quelli che non possono evadere le tasse, e non c'è una voglia di recuperare risorse, perché noi col governo Draghi avevamo suggerito un'azione di una tassa extra profitto sulle multinazionali che ha portato un introito di 14 miliardi, oggi col governo Meloni siamo a 2. La sicurezza nei luoghi di lavoro, più di 1000 morti all'anno. Non c'è un euro a favore della prevenzione, eppure 2 miliardi all'anno dell'INAIL vengono trasferite per risanare il debito dello Stato. La vertenza Calabria, dopo un'attenzione che c'è stata qualche anno fa, è sparita anche dallo scenario e dalle trattative, ma questo fa parte di una logica di uno scarso confronto che questo governo ha con le organizzazioni sociali, un governo che addirittura ha cercato in questi giorni di ledere, di sopprimere quello che è un diritto costituzionale allo sciopero, cioè la possibilità, la libertà di poter dire, di poter manifestare e di non essere d'accordo con ciò che si sta facendo. E oggi siamo qua in questa piazza come in altre 58 piazze in Italia, siamo con i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego, della sanità, della scuola, degli appalti e tutto il resto, per dire no a questa manovra finanziaria, ma soprattutto a dire che c'è bisogno di un cambiamento in Italia. Noi abbiamo fatto delle proposte, abbiamo presentato delle piattaforme per quanto riguarda la previdenza, per quanto riguarda il fisco, per quanto riguarda la riforma delle pensioni, per i giovani, per quanto riguarda la questione che purtroppo anche oggi registriamo morti sui posti di lavoro. Questo governo ancora ad oggi non ha messo in campo nessuna iniziativa e quindi questi sono tutti i motivi, oltre a quello che comunque i lavoratori e le lavoratrici ormai non ce la fanno più, perché il potere di acquisto ormai sta erodendo quello che sono gli stipendi e i salari, quindi diciamo che c'è bisogno di un cambiamento. Siamo nelle piazze, ci saremo in tutti gli altri giorni, il 1° dicembre saremo di nuovo qua con una grande manifestazione con lo sciopero generale del Sud per dire che bisogna cambiare. Noi le cose gliele abbiamo consegnate, questo governo non può far finta che le cose vanno bene, le cose non vanno assolutamente bene e bisogna mettere quelle azioni che servono per il Paese, i lavoratori e le lavoratrici, perché adesso è arrivato il momento di non proclami o di altro, ma c'è bisogno di questioni concrete.